Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi episodio 2 di Volcanoids. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. Siamo sempre in compagnia di Ciccio Pupazzo, Gameplay Channel e Delirio. Eccomi qua. Eccoci qua. E niente, come promesso andremo ad esplorare i sottosuoli di Volcanoids. Bene, ciurma, chiudete la porta e si parte. Ah, pardon, non ho riaperto. Allora, signor Scott, no, signor Sulu, tiri la leva. Tac. Che poi ho visto che escono comunque anche dei tavoli da lavoro all'esterno. Sì, le torrette e i potenziamenti della raffineria sono. Okay. I moduli che vanno costruiti, sì, i vari moduli costruiti funzionano solo quando si è fuori dal sottosuolo in superficie, perché si devono aprire per permettere lo scarico dei fumi e quant'altro e funzionare. Ok, adesso una consultativa. C'è una quest volendo. Dove? Dove la vedi? Qua è la radio. Qua sotto, sì, dobbiamo creare una torretta. Aspetta, perché io non ne so esatto. Niente. Aspetta. Allora, qua. Diciamo che sulla la radio qua, quando appare, c'è scritto proprio 1, 2, 3, 4, quante queste ci sono attivate. L'accetto. Eccola qua. Questo carbone l'abbiamo. Minerale di zolfo. Allora, aspetta un secondo. Allora, postazione del pilota mancante. Costruisci una postazione del pilota oppure tira la leva d'emergenza del nucleo. Ti permetterà di pilotare la trivellatrice. Che è qua. Esatto. Quella specie di timone lì. Non suona bene la leva d'emergenza del nucleo, però. Sì, infatti, no. Anche noi siamo stati un attimo perplessi per capire qual era poi. Ma e fa invece la postazione pilota, come facciamo? È un allora, sedile, ma è un po' di intralcio, è in mezzo. È ingombrante qua, perché sì. Arriva fino alla ti scala. Blocca questo spazio poi. Ah, vabbè. Allora, quindi cosa faccio? Piloto? Sì, pilota. Esatto. Troverai dei depositi di carbone, di zolfo, ci vai sopra. Ma è bellissimo, non c'era prima questo. Ecco tu. Ma vado in mezzo alla lava? Vai. Evitiamo la lava, ecco perché si danneggia la nave. Sto passando, no, sono uscito, no. No, se è piccolo lo puoi passare, se è piccolo, se è grosso. Allora, adesso sei solo andato sul buco dell'uscita, mi esatto. Sa. Stai proprio uscito. Adesso stiamo uscendo. Abbiamo subito del danno però. Perché siamo passati sul magma. E siamo anche usciti in eruzione. Vabbè. Niente, bisogna aspettare. Scusate, ho sbagliato. Ma vedevate anche voi la mappa quando ero giù? No, la mappa. Si vede da sopra. Per noi, per chi la vuole vedere. Infatti io da qua posso anche indicarti in che direzione andare. Per eventualmente dove ci sono. Ma perché adesso. Dove stavo andando? C'è un piccolo pezzo di lava. Potevo attraversarlo? Sì, lo puoi attraversare. Comunque regge la nave per un po' al magma. Ovvio che se stiamo dentro del tempo, vai, raggiungilo. Ok, accolto. Ah, così sinistra, proprio così. Sì. Adesso ti puoi andare a sinistra, vedi, c'è del. Non sul buco, se no usciamo un'altra volta, facciamo su e giù, quindi. Ma non possiamo uscire e camminare? No, da qua no, non lo so. Dobbiamo andare nel secondo livello. Sì, esatto. Nel secondo quindi, livello siamo usciti noi. Dovresti qua. Cercare una specie di quei buchi qua che indicano l'uscita, ma dove quella, chiamiamola scala, no? Che sembra una sì. Scala disegnata, è al rovescio, cioè va all'interno che ci permette di scendere di un ulteriore livello. Ma ecco, ho trovato una trivellatrice distrutta. Sì, e se vai giù ti muovi in tondo, raccogliamo anche quei pezzi. Ma gli devo andare addosso alla trivella? No, passi. Sopra è come se fosse un vecchio rottame. No. Cos'è? Siamo pieni, aspetta. E vedo che non stai raccogliendo. No, il deposito è 6 di 24, quindi. Okay. No, abbiamo spazio, abbiamo. Guarda. Questa qua scende? Safe. No, questa è uscita. Adesso appena ce n'è una.
Guarda quanta bella cosetta. Qua è chiuso. Ma potremmo andare ancora in profondità o ci serve trivella di livello 2? No, possiamo scendere. Un livello possiamo scendere. Perché ci sono caverne anche volendo. Esatto. Come è carino giù, sì, è bellino. Però finché non troviamo un tunnel, non... Qua? No. Dice il tunnel che va da 1-2, dal primo livello al secondo. Ti dice. Poi io continuo a cercare qua, ma... Sì, verso destra. Quella... È caduto? Che cosa? Sì. Io sono fuori. Ci hanno disconnesso. Rientriamo. Io sono ancora dentro. La connessione ha avuto un salto. Stiamo rientrando. Sì. Ok, comunque adesso vi aspetto. Siamo che dentro. Ho trovato l'ingresso. No, siamo dentro. Siamo già dentro. Siamo qua. È veloce. La cosa. Vado? Vai. Ecco, quello lì ci permette, esatto, di andare a livello 2. Ma e adesso ci... No, andiamo a caverne? Aspetta, sì, caverne sotto. Ma posso cliccarlo? Devi cercare un tunnel di quelli che prima ci facevano uscire in superficie. Questo. Perfetto. La piccola tana, ok. Adesso siamo nelle caverne. Appena siamo fuori possiamo uscire. Okay. Abbiamo recuperato un po' di roba, però. Stiamo scendendo. Stiamo salendo. Sì. Eccola qua. Ok, perfetto. E questo è il mondo di mezzo. Sì. Quindi si scende, ci saranno i robottoni. Sì, anche sì. Una delle quest ti fa venire qua apposta. Ma adesso vai al modulo di stoccaggio, clicca il pulsante, prendi l'oggetto minerale di zolfo. Ah, ok, avevamo ancora la missione lì da fare, ma vabbè. Diamo un'occhiatina, tanto c'è una mappa che è piccoli, cioè sembra bella grande, ma... Si scava? No, ci saranno... Sì, quelle sì. Ok, qua cosa che c'è? Zolfo? Il fuoco fa male. Vedo un modulo tipo tecnologia là in fondo. Se può essere una trivella dei robot. Comunque qua sotto non è rotta niente, cioè possiamo stare giù quanto vogliamo? Secondo me no. Ah, ok. Dobbiamo quando andare sotto o sopra. Esatto. No, di qua non si passa, di qua c'è magma, niente. Però lo dai di qua, però non si va. Niente, era tutto qua. No, bellino, perché è cambiato tanto come navigazione, è interessante. Allora. Prendi oggetto, aspetta che... ok, cioè, facciamo la questa, tanto manca ancora un po' all'eruzione, quindi... Sì. Dobbiamo recuperare dal deposito carbone e zolfo. Sì, abbiamo... Ma poi noi mentre ci muoviamo consumiamo comunque carbone, quindi bisogna fare attenzione a non finirlo. Esatto. Allora, dov'è il carbone che devo prendere di sopra? Al centro di dove hai guidato prima, dove c'è lo stoccaggio, quello che raccogli con la trivella va lì. Quindi dice di prendere carbone dal deposito. 2, ok. E 5 di zolfo. Ok. Produci polvere di zolfo, quindi lo produco qui sotto che menu? Componenti? No, in raffineria, la polvere di zolfo devi farla qua ancora 2. Ok, produci polvere di zolfo 1-2. Ok, prendo. Anche ce l'avevo poi io 2 di zolfo. Vai al modulo di stoccaggio, clicca il pulsante del menu, prendi l'oggetto carbone. Perché l'hai usato per fare la polvere. Ok. Immagino. Sì. Quindi dice di andare di sopra. Qua. Cavoli. Non è immediatissimo. Prendo questo. Ok.
Produci polvere nera 2, pulsante sulla raffineria. Allora, raffineri, scheda lingotto. Black powder, quanta? 2. Una, perfetto. Due, prendo. Produci copper bullet casings. I bossoli, sì. Al tavolo da lavoro. Tavolo da lavoro, tech. Sotto componente. Copper bullet casing, 2. Prendo. E adesso sempre lì e devi fare 2 colpi per il torretto. Munizioni. Allora, sotto munizioni, sì, munizioni per torrette, 1, 2? 2, esatto, 2. Ok, produci il modulo torretta, quindi clicca il pulsante meno sul tavolo da lavoro, scheda modulo, quindi modulo, e produco modulo torretta. Tac. E la mettiamo all'esterno, esatto. Questa? No, dall'interno, puoi anche dall'interno, va al posto di una parete. Ok, quindi l'ho preso. Chiave inglese, ok. Io direi su questa parete, perché di solito usciamo sempre. Ma non come usciamo? Lo cambio? Sì. Posiziona, vuota, prossimo oggetto, rotella del mouse, ok. Ma il problema è che non ce l'ho. Devi inquadra proprio con la chiave inglese la parete. Ok, quale dici allora? Una di queste qua laterali. O qua. Perché così guardano sempre all'interno che arrivano i robot. Aspetta, sto guardando il modulo torretta, ok. Allora, qual è questa qui? Sì, perché c'è il simbolo, sì, della tua torretta, quindi sì. Esatto. Piazzo. Ok, perfetto. Se andiamo fuori c'è la torretta. Se adesso usciamo, esatto. I proiettili mettili nel deposito, quello dove c'è il volante, diciamo. Ah, eccola qua. Quello online. Bella. Il deposito online. E si chiude. Sì. Qui serve per quando dobbiamo, sì, risparmiare energia, si chiudono manualmente così. E si spengono i vari moduli, sì, esatto. E poi, allora, anche dall'interno si può chiudere. Metto, esatto, munizioni nel lido della in quello online, esatto. Chiamiamolo online. Sì, perché è quella collegata. Quando... Allora, trovo, come l'ho trovato già un anno fa, un po' macchinoso nelle produzioni perché si perde di vista, poi bisogna farci un po' l'abitudine. Però cioè, dovrebbe essere diminuita comunque anche la produzione di energia adesso, perché abbiamo una torretta, quindi esatto, esatto, bisogna adesso tenerla, è spinta, dopo. Attivatela, perché se noi adesso la attiviamo, aprila sopra, mira dove c'è il simbolo della torretta sopra, ok, perfetto, meno 2 più 3, ok, sì. Le ah, sì, perché si è accesa la luce, da qua posso spegnerla, ok, si sta chiudendo, bello. Ecco, molto... quindi devi mettere le munizioni qua nell'inventario, nel deposito. Ma l'ho messo in quello dove c'è il volante, no, qua, nel deposito? No, esatto, ma non le vedo dentro. Quindi. Le ho messe, mi sa che le ha già caricate, no? Le metto ancora? Sì, sono già andate nella torretta. Ok, forse. Sì. Perché diceva che erano scarse. Ok. O che sta già sparando qualche robot fuori, ma... No, la senti quando spara. È un volume un po' basso, perché... Allora, cosa facciamo? Ci sono due quest. Ok. Abbiamo sento assalto alla trivellatrice o ricerca informazioni sulla produzione? Assalto? Assalto se sembra promettente. Sì, yeah. Accetto missione, ok. Facciamo prima l'assalto e poi l'altro. Preparati per combattere. Fai scorta di munizioni e cure. Avvicinati alla trivellatrice. Però mi dice ci serve trituratore, convertitore e pompa. Ah no, la pompa e il trituratore l'abbiamo. Manca il convertitore. Vediamo nell'inventario. No, non ce l'ho. Magari l'avete raccolto da qualche robot. Guardo. Che aspetto vediamo ha? Vediamo negli armadietti. Io avevo messo tutto negli armadietti quello che avevo. Pompa ce l'ho, testa del costruttore, pompa ce l'ho, convertitore no. No, dobbiamo farlo, lo troviamo comunque, si trova anche sottoterra questo. Quindi adesso dove andiamo? Allora, c'è avvicinarsi alla trivella nemica, devi guidare. Ma è sempre su questo piano? Per tirarci via dai tunnel. Secondo me no, è in superficie. No, ci dice 403 metri. Sì.
potrebbe essere qua. Sì. Ma non mi lascia partire, perché? No, perché qua no, devi andare comunque nella terra. Qua non c'è terra. Qua siamo immergiti, quindi vai sottoterra, dovresti fare. Ok, giusto, giusto. Tac. E poi guido. Allora, dove diceva che è sta trivella? La dava a 400 metri da Lima. A destra. Vediamo. Sì, verso destra. È strano, non la vedo io, ma... Neanch'io la vedo più. Adesso sparito. Perché in mappa non la vedo. Non so. No. Di qua non si passa. Secondo me allora è sopra. Dobbiamo salire? Devi prendere, sì, sempre il tunnel che ha la discesa che ti dice 1 e 2, perché ci porta al piano superiore, così. Esatto. Scusate, ma... E poi dobbiamo trovare quella che ci fa uscire. Quindi adesso guidatemi voi, vado di qua. A prendere, poi vai, torna indietro. Sì. Bravo, su. Su, 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 su. Su, sinistra. Eccoci qua. Vado giù? Ok. Qua dovremmo andare su. Beh, sì, andiamo al livello 1, perché noi siamo al livello 2, dovremmo andare... Sì, sì, ci dovrebbe far salire al livello 1. Quindi dove vado? Ok, adesso siamo al livello 1. Dobbiamo cercare un... Sicuro sì, siamo sì. A livello 1? Sì, sì, sono sì, sicuro. Sì, siamo al tunnel 1. Ah, ok. Ma non mi ha dato l'inclinazione. Dunque, usa il nucleo trivellatrice, missione... Beh, perché quella lì era in superficie, la prima di trivella. Sì, dobbiamo salire su in superficie, esatto. Dobbiamo trovare un'uscita per la superficie, che è una di qualsiasi di queste qua. Puoi andare... prova ad andare verso il basso a sinistra, che non c'è magma. Cioè, di qua? Ok, giù ti fa andare? Sì. Ok, giù? No, non si va di più. Ah, di più non va. Allora bisognerà attraversare un po' quel magma lì. Ma della sinistra? Sì. Ok. Per forza. Vai. Continua a sinistra. Sempre verso sinistra. Ok. E qui abbiamo... Ah, è occupata questa, maledetti. Cioè, perché è occupata? Vai sopra e ti appare il messaggio. Non vado allora? No, se ci vai sopra ti dice c'è già un'altra trivella che occupa. E chi è? Vabbè, continuiamo. Dobbiamo cercarne una libera, quindi sinistra, sinistra, giù. Sinistra, giù. Di qua? Giù. Ok. Ecco, e qua ce n'è una. Yes. Vado? Sì. Superficie. Esatto, stiamo per emergere. Bene. Attendi. E poi ci sono queste piccole chicche dell'inclinazione, così dai, che al tempo. Chi è che ha sparato? Che è successo? No, ho sbagliato. No, il colpo. Stavolta no. No, ho sparato al pannello statistiche, volevo premere menu. Adesso lo devi anche riparare, però. Ok. Vedi? Guarda, dobbiamo andare là, ecco. 300 metri. Esatto. Ecco, scusa, ma come fai a sapere che è in superficie? È perché l'abbiamo fatta. No, ok, ma uno che non lo sa... Allora, no, diciamo che non era ancora, non c'era ancora stato detto di scendere giù alle grotte così, quindi alla teoria del gioco avremmo ancora dovuto essere in superficie. Poi al massimo sì. Livello 1, ecco. Caverne is for pro. Ah, for pro. Allora, andiamo ecco avanti. Qua ci saranno un po' di robot. All'interno delle trivelle generalmente c'è anche una o due macchine o di più che producono ecco. Robot ogni tot. Quindi il trucco sarebbe riuscire a penetrare
nella trivella il prima possibile per poter distruggere il modulo che produce il robot. Ok, subito col piccone, adesso vediamo se ci aprono. Busso io. Bussa. Scusi? Sei proprio rilassatissimo. È che bisogna fare in fretta perché scappano pure questi. Ecco, ecco, attenzione. Vediamo. Vado su. Eccola qua. Robot. Anche col piccone, via. Ecco, okay. Vedi, adesso non ce ne sono più. Quindi con tutta la calma del mondo possiamo saccheggiare gli armadietti, distruggere i moduli. Ma bello, lo voglio questo modulo, è bellissimo. C'è un modulo di deposito, sì. Già fatto. C'è questo già fatto, qua è bellissimo. Sì, confermo. E tu da dove arrivi? Ma anche questo cos'è? Allora, quello permette di dare, di chiudere o aprire i moduli per gestire, diciamo così, il consumo di corrente, oppure di chiudere o aprire tutto. Ma possiamo saccheggiarli e tenerli noi tutto? O no? Sì, sì, possiamo saccheggiare qua, guarda, quell'armadietto qua c'ha dentro materiale. Preso. Spaccare i moduli e poi prendere il modulo che rimane distrutto, che ti permette poi di, a te con le ricerche, di avanzare o di produrre moduli ricerca. Ho trovato un modulo deposito, già bello che fa. Ma perché ho distrutto la parete? Allora, se a un certo punto sentite una sirena, scappate. Cos'è l'autodistruzione? Sì, perché se distruggiamo troppo la trivella, arriva a esplodere e ti dà qualche secondo per andare via, se no ci resti. Dato che non ho salvato, perdo l'inventario. Sì, esatto. Sì, esatto, sì. Ah, no. Però prima dell'eruzione dovresti poterlo vedere in mappa e ritornare a riprenderti la roba. Robot. Arrivano. Ecco, guarda in quell'armadietto qua, Indy. Quale? Qua dentro c'è un sedile di pilotaggio. Lo voglio, mio. Ne arriva un altro. Vediamo altri menu, qua non c'è niente. No, ma non è assolutamente male. No, è simpatico come gioco, perché... No, il co-op ci sta molto. Allora, si può anche, se noi avessimo fatto un secondo modulo della trivella come quello iniziale che ci è servito per prendere la trivella, avremmo potuto reclamare questa trivella. Cioè, puoi cambiarla e prenderne un'altra? Beh, ma uguale alla nostra. Sì, sono uguali. Non abbiamo provato, però diciamo che magari ne trovi una full, però il concetto è che per reclamarla devi prima distruggere il 60% dei moduli. Ma non me lo distrugge comunque questo, il modulo che no. Sta picconando? Allora, aspetta, vediamo. Adesso No, allora il trucco è questo: se la inquadri con la chiave inglese ti dice quant'è il danno. Da dove arrivava lui? Una volta che l'hai colpito, no? Tu lo inquadri. No, infatti, visto. Quanto manca. Scusami, distruggendo armadietti e moduli, noi cosa ricaviamo? In questo momento nulla. Ah, ok. Solo infatti, diciamo, non vedevo nulla. L'unica cosa è quando distruggi il modulo, no? Cioè quella parete intera tipo la torretta, in alcuni casi ti rilascia, chiamiamolo componente rotto, che a te serve nel modulo di ricerca per sviluppare la ricerca. Ma ho una curiosità, ma la prima volta che avete giocato voi siete esplosi con la sirena? Sì. Con che entusiasmo, lo ricordo. Bisogna provare per credere. È che eravamo al piano superiore incastrati quando poi dura pochissimo, quindi sì, dura qualche 2-3 secondi e poi esplode, quindi... Proprio senza pietà. Sì, il tempo che è sto suono, boom, siamo morti. Abbiamo distrutto praticamente tutto. Sì, ormai possiamo anche andare, perché qualcuno deve avere un convertitore, forse. Sì,
lo zaino. C'è scritto che ce l'ha gameplay. Ah, okay. Il bello, il bello di pop-up di questo gioco è che ti dice chi lo può fare. Ma per fare cosa? Dobbiamo tornare là adesso alla nostra trivella. Sì, sì, sì. Beh, se l'abbiamo ridotta un po' male. Sì, questa sì. Andiamo. Ma facendo così, dopo i bot, quando ti vedono, scappano. Vanno sottoterra. È un po' di robot che arrivano, eh? C'è un modulo. Ok, vai, sì, possiamo tornare alla nostra trivella, così possiamo fare quella quest lì. Ok. In un buon lasso di tempo. Ma guarda i moduli, li hanno messi sopra il tetto lì. Hai visto? Ok, 200 metri. Mi sa che da qui... Beh, ma sai che ti dirò, non ho ancora avuto un... Ah! Di caduta, però vediamo. Vai, facci sapere. Vado io. No, no, niente. Nulla. Okay. E buttati che è morbido. Disse il pompiere spiritoso. Vabbè. Ah, noto adesso che c'è la stamina, è per quello che mi correva più. Ma abbiamo lasciato qui la nave senza la torretta attiva. Ah, era chiusa, qualcuno l'ha chiusa. Allora. Questo è il gioco dello scaricabarile. Allora. Molto bene, questi oggetti sarà valore perfetto. Quindi, che finita. Sta succedendo? Ci sono un po' di robot fuori. E la torretta si... Ok. Io ti deposito tutto perché ho preso l'ira di Dio, ti metto tutto qua nel... Scusate, ma io adesso non voglio dire, ferro. Però se mettessi questo qui, fermi un po'. Tac. Eccola lì, non dà fastidio. Beh, ok, ci può stare. Questa è la piattaforma del capitano, che è uguale a prima, non cambia niente andare sulla manopola che è lì. Esatto, però lì è più bello. Eh sì. Su, bello. Poi Lo spazio è pieno. Adesso arrivo io col modulo e costruiamo. Cosa facciamo? Il deposito, allora, un po' più grande. Qua dentro c'è anche un'altra cassa, anzi altre due casse con 15 di storage, non so se le vuoi appendere da qualche parte, Indy. Quelle non sono tutto. Legate però poi alla sì produzione. Sì, no, sono quelle singole. Allora. Sì, possiamo mettere un modulo di stoccaggio per ampliare e poi deciderà lei. Ecco, la posso mettere lei qui. Lei. A lei? Dica. Allora, ma quando è che espandiamo il vermone qua? È tutta una questione di quest, quindi una quest dietro l'altra, man mano diventa sempre di più. Ah, ok. Perché adesso abbiamo ricerca informazioni sulla produzione. Allora, io qua il deposito lo piazzo qua sopra. Dove? Aspetta che vengo a vedere. Sul tetto, così. Lo metto qua su. E questo è legato a quello giù, comunque. Eccolo qua. Ah, è quello online? No. Ma sono tutti cumulabili? No. Sì, adesso è spento. Aspetta, ho sbagliato, l'ho spento. Aspettate che... No, praticamente tu quando lo aggiungi, lui ti aggiunge posti, no? Sì. Però se tu guarda, adesso tu vedrai che c'è un solo slot vuoto a destra, ma se ci aggiungi un oggetto aumentano gli slot man mano fino a massimo. Ah, 48, ok. Però consumiamo più energia, abbiamo solo un... Sì. Adesso ho preso No, è la torretta, no, non ci consuma, mi sa. Perché siamo più 5, ho tirato dentro la torretta, ok, no, non c'entra nulla. No, la torretta ti dà un meno 2, che lo vedi qua, guarda. Sì. Quindi abbiamo più 3 ancora. Sì, però possiamo... dico, avendo messo questo non consumiamo di più. No, questo no, è solo uno strumento. Ma chi è che spara? La torretta. Fuori. La torretta è io. No. Ah, ok. Sono un po' di robot.
Quindi in questo momento abbiamo aumentato un po' lo stoccaggio che ci fa comodo. Quindi, allora, nel prossimo episodio faremo l'altra questa, continueremo il nostro percorso, diciamo, verso l'ampliamento del nostro Vermone. Per intanto è tutto, vi saluto e vi rimando al prossimo episodio. Alla prossima. Ciao, alla prossima. E ciao. Ciao a tutti.